video e benvenuti in un nuovo video recensione. Oggi andremo a recensire, non dico i nuovi burri perché ho le nuove creme, perché questa versione qui noi già l'abbiamo provata in versione barattolo, quindi il barattolo di vetro, il classico barattolo delle creme, dei burri che troviamo in commercio. Sto parlando del marchio Delicious, che ha fatto una nuova versione, che è la versione squeeze, quindi comunque la versione da spremere. E ci sono quattro nuovi gusti, cioè quattro gusti per quanto riguarda le creme spalmabili, che io ne vedete solo tre perché non ho preso mandorla. Me ne accennavo anche nel video unboxing, non ho preso mandorla perché giù nell'info box apritelo, perché oltre a lasciarvi il link diretto ai prodotti sul sito di All Supplement avete anche il mio codice sconto che giù è a 0,10 e su questa linea, quindi il marchio Delicious, avete il 15% di cashback e in più trovate il video, il link che vi riporta al video delle recensioni di queste creme e burri, però in versione barattolo, perché poi la vedete anche il gusto, la recensione del gusto mandorla e la recensione del gusto burro d'arachidi, però versione crunchy, che mi fa impazzire quel burro d'arachidi. Non ho voluto prendere mandorla perché proprio a me mandorla in generale non mi fa impazzire, anche se devo dire la verità, del marchio questo qui Delicious è la più buona mandorla, però paragonata ad altri marchi quindi mandorla di altri marchi non mi fa impazzire, però questa della Delicious era molto buona, ma visto che non la prediligo, ho preferito prendere le altre tre e non prenderla quella lì alla mandorla, perché poi avrei avuto un doppione e detto no vabbè, preferisco prendere i gusti miei preferiti. Quindi oggi andremo a assaggiare tre creme e un burro d'arachidi versione squeeze. Allora, partiamo un po' dai pro e dai contro prima di andare ad assaggiare il prodotto in sé, perché comunque chi ha visto l'altro video o chi comunque le ha acquistate sa già che sono buone e sicuramente questa versione non cambia niente proprio a livello di sapore rispetto all'altro. Poi andremo a vedere. Inizio con i pro. Di sicuro il pro sono che è una versione comunque piccolina, perché questa qui è 150 grammi, quindi è comoda da portare con sé in viaggio, ma anche se tipo, cioè se io dovessi farla provare a parenti, ad amici, sicuramente è più comoda questa versione qui piccolina di comunque di plastica rigida, che il barattolino di vetro che prende il cucchiaino e fa è un po' così. Invece questa versione sicuramente è molto più comoda, è molto più comoda anche nella decorazione, questo sicuramente, perché comunque vi verranno linee perfette rispetto al classico cucchiaino, però arriviamo comunque ai contro. Io preferisco, vi dico proprio perché comunque ne faccio un uso da casa, preferisco sicuramente il barattolino. Ma anche per una questione di nel pulire al 100% il prodotto alla fine, perché questo quando non uscirà più dovete comunque tagliarlo, se no proprio lo prendete e lo buttate, però è uno spreco perché si sa in questi prodotti, un po' anche come nei prodotti make up, queste versioni un po' così rimane sempre, comunque rimane ancora il prodotto dentro, quindi va tagliato, bisogna comunque una volta che si taglia un prodotto smaltirlo subito, altrimenti si tende ad seccare. Invece il barattolino, anche se vi rimane il fondo, lo chiudete, quando lo volete utilizzare lo utilizzate. Quindi questa è la prima pecca. Secondo me, per l'uso che ne faccio io, preferisco il barattolino. C'è anche una differenza di prezzo, quindi io inizio prima da qua perché sapete che il gusto saranno sicuramente buoni, perché per me in assoluto di tutte le creme che ho provato, per me le creme Delicious e burri Delicious sono al top del top, insieme comunque alle Choco Relax. Ma veramente secondo me sono una garanzia, queste creme e questi burri a me fanno impazzire, specialmente anche proprio la versione del burro d'arachidi, e anche i prezzi sono molto ragionevoli rispetto ad altre creme spalmabili, questa cosa ve l'avevo detta anche nello scorso video. Allora, per quanto riguarda la versione barattolino, quindi il barattolo di vetro che è 250 grammi, costa 8,90 euro, vi faccio il paragone della crema al pistacchio, 8,90 euro. Questo qui piccolino da 150 grammi
Costa, aspettate, 6,49 euro. Comunque, ovviamente 2 euro in meno rispetto al barattolo di vetro, però sinceramente per l'uso che ne faccio io preferisco prendere il barattolo di vetro, che con anche 2 euro in più ho comunque 250 grammi. Ma questa è più una questione personale per quanto riguarda me. Sicuramente sono comodi da portare in giro, sono comodi anche la mattina, per esempio, scocciate, prendete il cucchiaino, fate lo spremete, fate una spruzzatina, avete fatto. Però questo per me è il mio parere. Io direi di iniziare subito con l'assaggio. Allora, inizierei col primo che era uscito già insieme alle creme, ma io non avevo preso perché avevo preso già i barattolini e quindi mi sembrava abbastanza inutile. Questo è sicuramente più grande rispetto agli altri perché è 300 grammi, quindi questo è praticamente la metà. 300 grammi costa all'incirca sui 4 euro, quasi 5 euro, ma raga, il prezzo è ottimo per la qualità del prodotto e anche per la quantità del prodotto. Eccolo qua, si presenta così, oh. Bellino, assaggiamo. Riesco ad aprirlo? Raga, ma questi hanno un profumo, mamma mia. Di sicuro, vedete, è molto più comodo come prodotto che voi fate così, solo l'unica pecca è quando comunque sta per finire e già ve l'ho detto. Assaggiamo. Il gusto è quello. Anzi, è quello, ma è meno marcato rispetto all'originale. Si sente proprio questa differenza nel sapore. Trovo che la versione barattolino è molto più intensa come sapore rispetto a questa, perché lo posso dire perché da tipo 20 minuti ho finito di fare colazione ed ho utilizzato proprio il burro d'arachidi, questo qui Delicious, e noto proprio questa differenza, che quello lì nel barattolino è molto più intenso come sapore, molto più marcato rispetto alla versione questa qua. Quindi io sinceramente tra i due, il burro d'arachidi, io vi consiglio di prendere il vasetto, non so perché, ma mi sembra meno marcato. Prima differenza che ho notato, no, proprio a primo impatto buono, però non è quella cosa come il barattolino di vetro. Sicuramente è buono perché è buono, ma non è come il barattolino di vetro, è meno marcato. No. Preferisco il barattolino di vetro. Proprio al primo impatto mi sembrava proprio già buono, ma mancava qualcosa. Sì. Fatemi sapere se avete provato entrambi, sia la versione squeeze che la versione barattolino, e fatemi sapere se anche voi avete notato questa cosa col burro d'arachidi. Andiamo avanti, pistacchio, mi sei mancata da morire perché io pistacchio l'ho terminata. Eccola qua. Raga, vi dico i valori, ma allora, i valori del burro d'arachidi: 100 grammi ha 613 calorie, 50 grammi di grassi, carboidrati 13 grammi, zuccheri 4,9, polioli 24 grammi, proteine 8,4. Per quanto riguarda la crema al pistacchio, per 100 grammi ha 580 calorie, grassi 36,65, carboidrati 35,85, di cui zuccheri 1,55, polioli 31,70, proteine 26,30. Allora, poi lo sapete anche un'altra cosa, secondo me, rispetto al barattolino, voi il barattolino lo girate e quindi riuscite a vedere se comunque la crema si è mescolata bene con l'olio, quindi che non c'è più il residuo di olio. Questa versione qui, secondo me, è anche un po' più complicato, perché per quanto pure prima li ho un po' shakerati, quando l'ho aperto e ho fatto così è uscito l'olio, quindi queste sono un po' la pecca. Di sicuro il sapore sarà buono, ma questa è un po' la pecca. Ok.
È anche molto più liquido rispetto alla versione del barattolino. È molto molto più liquida. Mio amato pistacchio. Vedete? Per quanto l'ho shakerato bene, c'è ancora il residuo di olio. Assaggiamo. Aspettate, non si capisce. Lascia sempre quel residuo di olio, bisogna proprio shakerarlo bene però. Più di questo. È buono. Però raga, anche qui col sapore è buono tutto quello che volete, ma preferisco il barattolino, non lo so, lo trovo più sciupito. Forse è proprio questione di oli, non lo so. Ma lo trovo molto più sciupito rispetto al barattolo. Il barattolino è wow. E l'avete visto le mie reazioni in quel video? Non lo so, raga. Buono. Se volete prenderli, provateli. Però non lo so, raga. Se dovete spendere i soldi, spendeteli per il vasetto di vetro. Perché non le so, le trovo molto più, ecco la parola, forse la parola adatta è questa, un po' sciupiti. Perdeti qualcosa. Invece, magari, il barattolino proprio valorizza il marchio, valorizza il prodotto, la consistenza. Infatti, la consistenza del barattolino è molto più pastosa, è molto più intensa proprio. Mi dispiace, devo dire la verità, mi dispiace. Perché la versione barattolino è wow. In quel video potete confermare. Assaggiamo cocco. Mi dispiace, ma le recensioni vanno fatte così, oh. Quindi buono, ma perde. Ed è un peccato perché comunque questi burri sono veramente, questi burri e creme sono da capogiro. Però, la fine del mondo. Allora, per 100 grammi ha 591 calorie, 39,5 di grassi, 7, no, scusate, 35 grammi di carboidrati, zuccheri 1,91, polioli 28,60, proteine 25,14. Questa pure l'ho mangiata stamattina dal barattolino. Buona, ma stessa cosa, raga. Dal barattolino, lo saprete che cosa sembra? Guarda il barattolino. Il Raffaello. È uguale, si sente anche un po' di mandorla, di cocco, non lo so, ma io quando mangio quella crema mi viene in mente il Raffaello. Con questa versione no. Si sente solo di cocco. Invece nell'altra è. Ma l'ho mangiata stamattina, quindi. Ma quell'altra è un'altra cosa. L'altro è spaziale veramente, cioè non ci sono paragoni. Quindi penso che l'avete capito. Preferisco la versione barattolino. Ovviamente queste si smaltiranno perché sono la vita mia, anche se sono meno marcate, ma sono troppo buone. Però se dovete comunque spendere soldi, prendete i barattolini di vetro, perché quelle sono completamente diverse anche il sapore. Ultimo gusto, nocciola, che nocciola assomiglia alla crema del Kinder Bueno. Allora, nocciola per 100 grammi ha 588 calorie, 39,8 grammi di... quando ho sbagliato a scrivere, perché hanno fatto 398,9 grammi di grassi, ma è 39 grammi di grassi, carboidrati 34,20, zuccheri 1,45, polioli 30,67, proteine 26 grammi. Aspettate. Vedete, rimane proprio l'olio. Assaggiamo.
È molto meno pastosa, più liquida. Questa è molto simile al barattolino, ma è molto più delicata. Quella del barattolino è proprio strong, è bella proprio. Però molto buona. Allora, ragazzi, se voi volete provarle, provatele, ma io vi ribadisco di nuovo, per me, per il mio gusto personale, sicuramente riacquisterò pistacchio, cocco, nocciola, burro d'arachidi crunchy, vita mia, burro d'arachidi vellutato, sicuramente non in versione squeeze, ma in versione barattolino. Io spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!